den en dyre menn. Jeg er da greit at dyre, de har dreit av dreire han. De da drengte da høy i heden for noen. È proprio un'azienda agricola nel parco, nell'interno del parco di Monza. Produciamo latte, abbiamo circa 200 capi di vacche, vitelli eccetera, un po' di pecore, un po' di asini, produciamo latte alimentare, lo vendiamo nelle macchinette, nei distributori, facciamo dello yogurt e l'altro va all'industria alimentare. Tagliamo tutti i prati nel parco, li tagliamo tutti noi facciamo un foraggio che serve da dare agli animali. Il nostro allevamento è un allevamento biologico, che non si usano né concimi né diserbanti. Tutto il parco è assediato da palazzi, diciamo, dalla città, è una città unica ormai. È rimasto solo il parco, il verde. E noi da 60 anni che siamo qui siamo sempre andati avanti, siamo rimasti gli unici. No? Ha un senso che adesso la gente non conosce più gli animali. Tutta la gente dell'intorno e anche da Milano e via dicendo, vengono e vedono gli animali vivi, diciamo, come sono veramente. La scuola agraria del Parco di Monza, che vedete come struttura alle mie spalle, si trova a Cascina Frutteto, che è una delle cascine progettate quando il Canonica rispose alle esigenze del Beauharnais di creare un parco che fosse sede delle sue battute di caccia, e quindi per questo infatti aveva ordinato 23 cervi reali, proprio perché voleva divertirsi in questo spazio vicino alla Villa Reale. E quindi voleva una cascina agricola che fosse sede anche di tutto quello che erano le produzioni destinate alla mensa della Villa Reale, quindi dei ridicorte, eccetera. Ha un aspetto rurale, ma abbellito dalla torretta, abbellito dai fienili che sono di un pregio artistico particolare, quindi dagli annessi che servivano alla vita rurale, ma che dessero anche un prestigio a questa cascina. Il maestro giardiniere, l'artista giardiniere non può solo conoscere le piante e come si mettono, ma deve saper inventare, creare un ambiente. La legatura si rifà a gesti arcaici di un tempo, addirittura il vimini viene ricordato ancora 2000 anni fa dai romani. C'è sembrato importante fare un'installazione d'arte all'interno del nostro giardino e l'architetto Donini appunto ci ha aiutato in questo obiettivo. Arte fatte con la natura, nella natura, prendendo gli elementi della natura che la natura offre e trasformandola secondo appunto la sensibilità artistica. E poi posso cantarmela, suonarmela finché voglio, posso far finta di essere ovunque, ma alla fin dei conti mi ritrovo nel Parco di Monza, che è un cerchio verde con attorno una città, oppure una città con al centro un cerchio verde, dove tutta la gente viene, passa, porta il bambino, c'è chi corre, c'è chi ha il cane, c'è chi va in bici, ma non dobbiamo dimenticare anche il suo aspetto storico, una storia verde e un polmone, perché no, verde per tutti. Gigantesco sto parco, gigantesco.